Ciao a tutti, sono Federico Faccioli e vi presento il mio nuovo libro in uscita a San Valentino 2017 in libreria. Tra l'altro in distribuzione Feltrinelli anche Mondadori. Questo è il mio quarto libro e dopo tre libri di poesie finalmente mi butto nel romanzo, un romanzo chiaramente rock and roll. Che dire di questo libro? Non mi sono preparato niente, è già questo, è molto rock and roll. Non vi leggerò niente perché vi toglierei la suspense. C'è un evento su Facebook che appunto si chiama Le ragazze sono stronze, gli uomini di più, Federico Faccioli, nella quale già abbiamo un bel 250 partecipanti, quindi ho raggiunto, diciamo, quello che per la nostra casa editrice è un buon risultato per quanto riguarda il pre-order. E, se vi interessa, ecco, scrivetemi lì per avere qualche estratto. Per adesso non vi lascio nulla. Cosa parla il libro? Allora, il libro parla d'amore, chiaramente un amore diverso dal solito, perché se facciamo il calcolo che l'universo è esistito da, esiste, pardon, da 13 miliardi di anni, la Terra più o meno 5, l'uomo da 6 milioni, questi sono gli ultimi anni in cui c'è stato un cambiamento globale. Basti pensare solo che la donna ha il diritto al voto da solo una cosa come 50 anni o giù di lì. Quindi ecco, quindi io che ho visto le storie dei miei, dei nonni, dei bisnonni, quindi gente che si sposava giovanissima e non tradiva mai, mi sono rapportato a questa nuova generazione che già a 15 anni hai la lista dei fichi fichi. Quindi ho scritto questo libro e nonostante quello che si pensi, non so se sia un bene o se sia un male, sono tutte storie vere. Sono, vediamo un po', mi sembra 13, apro il file, esatto, sono 16, pardon, sono 16 storie di ragazze, tutte storie vere, tutte ragazze che sono conosciuto, l'ho conosciuto, con cui ci sono stato, fidanzate, conosciute un minuto. Mi fa ridere perché appunto ad alcune mentre scrivevo il libro ho girato il file e alcune hanno visto bene, altre insomma un po' così così. E la cosa bella è che per ogni ragazza ho legato una tipologia di ragazza, aperta parentesi, mi piacerebbe fare magari per San Valentino dopo, in collaborazione con qualche scrittrice, un libro uguale, magari con una donna che scrive di uomini, giusto per la par condicio. E dicevo, per ogni ragazza ci ho buttato lì l'argomento, nel senso, per una ragazza si parla di una mancanza di un parente in famiglia, per un'altra classiche malattie di questa società, l'ansia, eccetera, la ragazza che non vuole fare figli, vuole fare carriera, la ragazza che beve, la ragazza straniera. La ragazza che ho conosciuto in un'estate, quindi una storia veloce, ragazze che mi raccontano che non possono avere figli, ragazze, insomma, ho raccolto veramente 16 capitoli con 16 esperienze di ragazze diverse, quindi ho dovuto ripescare nel mio background. È veramente tanto che sto scrivendo questo libro, sì, direi un bel po', un capitolo alla volta, ripreso, ricorretto. E quindi c'è anche un grandissimo messaggio, nel senso che ogni donna, secondo me, o ogni ragazzo che regala questo libro si ritrova, perché ho cercato di mettere veramente tutte le varie psicologie della donna, ironizzate chiaramente, perché comunque mi ispiro a un libro divertente, un libro anche forte, però un po' bucoschiano, nel senso che comunque cioè io racconto quello che è successo, quindi insomma, sesso, baci, rock and roll, via dicendo, veramente senza censure. E non so se sia un bene o un male, infatti con un mio socio dicevamo, magari scriviamo il primo libro, prima della prima pagina scriviamo, tutte queste storie sono basate su
un'invenzione, e alla fine del libro invece tutte queste storie sono reali. Così per scombussolare, perché c'è talmente tanto marketing in giro che sembra che sia un libro, non so, alla strappacuore, a Fabio Volo con la storietta d'amore. In realtà sono tutte storie veramente vere, e infatti mi aspetto che tutte le ragazze che cito si riconoscano, molte lo sanno già che uscirà, e testimoniano il fatto che la storia è vera. Ecco, quindi c'è questa verità che ho preso appunto dalla filosofia. E, che dire, è un'uscita a San Valentino, quindi San Valentino 2017, però per chi vuole prenotare una copia autografata c'è anche questo pre-order che facciamo con Aletheia, che è la nostra casa editrice, di 250 copie limitate, consegnate a mano, c'è roba da andare in posta uno per uno, quindi insomma una bella cosa per avere un prodotto dedicato proprio a te, un regalo anche perché è per Natale, quindi usciamo con questa breve tiratura anche un po' per autofinanziarci. E quindi esce a 10 euro. Ecco, e che altro dire? È un libro che ha già subito le sue forti scosse, nel senso che due volte due agenzie sono interessate al libro. E poi non c'è stata la possibilità di trattare, quindi magari agenzie che ci avrebbero messo tanto le mani su per modificarlo e per magari darlo a altre case editrici che l'avrebbero magari un po' più commercializzato, vedi Autogrill, però a me piace così perché veramente rimane puro. E, su Facebook ho avuto delle ottime reazioni, perché poi voglio dire, quando scrivi un libro di questo tipo, capisco le poesie che facevo prima, sì, magari ti vedi dentro questa poesia, però questo qua è veramente un tema forte. Ed è un tema che già, cioè, quando ho pensato di fare questo libro, fra l'altro, già nel febbraio, quindi nel San Valentino 2016, che mi trovavo alla Feltrinelli, che abbiamo fatto un reading su Shakespeare, c'era già in uscita questo libro, quindi è veramente tanto che ci lavoro. E l'idea è appunto di farlo uscire nel giorno dell'amore, perché è un periodo, secondo me, in cui l'amore è veramente scombussolato, perché abbiamo proprio perso i valori dell'amore, secondo me. Anche perché quando mio nonno si è sposato giovanissimo, che non è neanche tanto tempo fa, se pensi appunto alla storia dell'umanità. Tutti i valori erano completamente diversi, cioè anche pensare al sesso dopo il matrimonio. Quindi ecco, ho voluto fare questo excursus e niente, quindi adesso vi leggo un capitolo, cambiate idea sul fatto che, dicevo, non ve lo leggo, in realtà vedo che potrebbe essere veramente interessante. E scrivetemi sulla mia pagina, al profilo Facebook Federico Faccioli, o sull'evento, se avete voglia di prenotarlo, o se avete voglia di leggere dei capitoli su qualche tema, qualche richiesta. Insomma, giustamente la bellezza degli scrittori, così diciamo così, underground, è il fatto che appunto c'è almeno questo rapporto con il lettore direttissimo, grazie anche ai social. E vi leggo uno dei miei capitoli preferiti, di questa ragazza che tra l'altro adesso mi ha cancellato da Facebook, quindi sarà quella che avrò più facilità, visto che comunque è una persona che ho conosciuto, ma non ci sentiamo più, semplicemente una delle poche che non ci sentiamo più, quindi ho veramente detto tutta la verità. Capitolo 2. Rebecca, vita destinata al sacrificio e alla sofferenza. Ho conosciuto Rebecca su internet. Nonostante abitasse parecchio lontano da me, dopo qualche fuggita telefonata, si era già catapultata a casa mia. Lei studia medicina 24 ore al giorno. Ha avuto un ex che l'ha trattata di merda ed è per questo che lei lo ama ancora. A Rebecca non piace mangiare, né dormire, né scopare. È tutta gobba tipo Leopardi perché è molto alta e studiando si piega. Lei scrive poesie ed è molto brava. Le ho regalato una rosa, ma in valigia non ci stava. Così l'ha divisa in tre o in quattro parti. Mi dice che si vergognava a tornare a casa a farle vedere i suoi. Non vi dico come sono incazzato.
Dopo un mese di studio, 24 ore al giorno, quella sera a casa mia voleva divertirsi. E 2 ore ho fumato un pacchetto di sigarette e bevuto tutto il mio vino. Era quasi simpatica. Lei odia suo padre, che è un medico, ma allo stesso tempo, nonostante la sua giovane età, sta facendo dal suo alter ego nelle scelte. Lei non si depila la patata, e c'è molto sexy da anticonformista. Siamo andati a Venezia in treno e ci siamo sbronzati in giro per la città. Lei in un bar ha pure rubato un bicchiere e siamo scappati o quasi. Per svagarsi aveva con sé un libro pacco tipo Dostoevsky, roba da suicidio anche per un depresso cronico. È stato molto bello perché lei mi ha cercato sul web per via delle mie poesie. La scopata, vi saluta Candy, il mio dog, il nostro dog. La scopata è stata nella norma, per fortuna di mattina, perché la sera eravamo abbastanza piegati e come dice lo zio Bukowski, meglio bere che scopare. Sorso di birra, scusate. Lei non voleva per via del ciclo, ma con 2 stratagemmi punk l'ho convinta in 10 secondi. Sovente ci sentiamo al telefono, ma la vita comunicativa telematica tra 2 cervellottici del cazzo ha i giorni contati. Una sera l'ho chiamata per dirgli di fare un concorso di poesia, ma lei non era affatto propensa. Le ho detto, ora mai più, ma lei, che investe la sua vita nel Horat e la Borat, non voleva concedersi neppure quel piccolo momento di libertà. Il padre l'ha ben educata sul fatto che scrivere è perdere tempo. La sera mi chiama verso mezzanotte e mi racconta la sua giornata di studio. Volevamo vederci per l'estate, ma lei mi dava solo gli orari dei suoi appelli universitari. Oppure mi abbinava a una delle malattie psichiche che stava studiando. Fede, ti trovo molto bene nella malattia ossessivo-compulsiva. Da amare. A Venezia ho suonato il piano in stazione. È molto bella, ma stile di merda. Ho sempre in mente la scena di quelle ex che per farti del male ci tirano 1000 e si fanno foto con i fighi palestrati in disco. Ecco, con lei sarebbe stata così. Un cesso tutta la storia e appena ci saremmo lasciati mi avrei spaccato il cuore con dei tacchi 19 e i suoi 1,80 m e più di altezza. Le voglio bene perché mi dice che odia il mare e anche la montagna. Ora è estate, quindi non si va in nessun posto. Acquistate il mio libro perché è figo.